Siamo in Media Plaza con un altro volto che ha permesso lo svolgimento di questo nono congresso mondiale delle Camere di Commercio. Siamo con gli sponsor, con le persone che concretamente hanno anche aiutato i tantissimi delegati ad avere qualche momento di relax. Siamo con Bruno Gentile del birrificio San Michele e non a caso io ho una birra in mano, Mi appunto. sembra Non a doveroso. caso, allora parliamo di voi e di questa eccellenza tutta piemontese. Esatto, sì. Beh, noi siamo un piccolo birrificio che in questi anni si è distinto per, diciamo, i prodotti che sta realizzando e ci sembrava doveroso voler far conoscere non solo le bellezze del nostro territorio, ma anche l'eccellenza dei nostri prodotti. E in questi giorni sono passate molte persone che devo dire hanno gradito molto, soprattutto anche dai paesi che tradizionalmente la birra la bevono da ben prima di noi, insomma. Qual è stata la sua impressione di questo congresso che lei appunto ha vissuto in prima persona dall'interno, quindi da questo lingotto assolutamente brulicante di persone da ogni parte del mondo? Sì, stranamente per Torino è una cosa un po' particolare vedere così tante delegazioni, così tante culture diverse e quant'altro. È stato molto positivo, a me sembra che sia stato un successo, insomma, questo evento. Gli argomenti trattati, ho partecipato a qualche sessione, devo dire, Quali erano sono molto stati gli argomenti che l'hanno interessata interessanti. di più, anche come imprenditore, naturalmente? Sicuramente il tema dell'ecosostenibilità era uno dei temi più importanti per i quali noi siamo nati fondamentalmente come birrificio, proprio per queste ragioni, per andare a riscoprire cose che erano state dimenticate o comunque messe nel cassetto e adesso si stanno riscoprendo e vedere che anche le istituzioni stanno andando proprio in questa direzione, insomma, ci sentiamo di essere esattamente in sintonia con quello che tutti stanno facendo, Torino ha insomma. vinto? Ma secondo me sì, Torino ha vinto, è una città che sempre riesce a tirare fuori il meglio di sé quando magari così, sembra un pochino chiusa, ma quando vuole riesce ad aprirsi. Mr. Gentile, why did you decide to have a part in this event? But I believe this is a very important opportunity for us to allow to know the excellence of Italian products and the beer historical is not an Italian product like wine, but we want to demonstrate that we are able to produce very high quality of food. And this is an example and was appreciated by the people that we have known. And your impression of this Congress? Was very positive. I think this has been an opportunity also for Turin to allow to know our territory, our people, our organization, and also our city. Thank you very much. Thank you very Thank much. you. Thank you.